Eccoci qui di nuovo insieme, un saluto a tutti voi e salutiamo anche la 31esima giornata di Serie A che ci lasciamo alle spalle aspettando una nuova maratona di campionato, dato che da sabato a lunedì si giocherà la 32esima e senza alcuna sosta subito martedì in campo fino a giovedì per il turno numero 33. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci lascia di particolare in eredità la giornata che abbiamo appena archiviato. Quindi iniziamo subito dalla prima gara. Siamo a Lecce, al Via del Mare, dove arriva un risultato sorprendente perché i padroni di casa, immischiati nella lotta per non retrocedere, hanno battuto la seconda forza del campionato, la Lazio, per 2-1 in rimonta. Infatti, ad aprire le marcature ci pensa Caicedo dopo solo 5 minuti, ma alla mezz'ora è Babacar a riportare la situazione in parità. Due minuti dopo l'inizio del secondo tempo, Lucioni segna la rete del sorpasso e tra le due reti del Lecce anche un errore dal dischetto per i padroni di casa. L'arbitro Maresca concede il rigore per un fallo di Patrick. Si presenta Mancosu, al quale è stato anche annullato un gol nei primissimi minuti del match. Ma l'attaccante sbaglia e questa è una notizia perché, lo sapete voi perché? Perché negli 8 rigori precedenti lui non ha mai sbagliato. Ma per quanto riguarda Patrick, quello non è stato l'unico episodio che l'ho visto protagonista in negativo. Chissà se in quel momento il bianco celeste è stato posseduto da Luis Suarez, ma non per la capacità di andare a rete, bensì perché il laziale ha dato un morso a Donati, sì, proprio come fece l'uruguaiano con Chiellini. Il direttore di gara non aveva colto il gesto nell'immediato, ha lasciato proseguire l'azione, ma al VAR non è sfuggito il colpo di testa del difensore della Lazio, punito poi con il cartellino rosso. E il giudice sportivo successivamente ha deciso di sanzionare Patrick, che nel frattempo però si è scusato sui social network con Donati, con 4 giornate di squalifica e 10.000 euro di multa. Se la sconfitta della Lazio ha fatto clamore, ancor più l'ha fatto il KO della Juventus, o meglio, il successo del Milan contro la capolista, perché va dato davvero merito ai ragazzi di Stefano Pioli per una vittoria straordinaria in rimonta. A San Siro i bianconeri si portano in vantaggio con un super gol di Rabiot. Il francese, titolare in 5 partite su 5, trova la sua prima rete in Serie A, partendo da centrocampo. Un cost to cost con tanto di tunnel a Teo Hernandez, progressione e sinistro sotto l'incrocio. Nulla può fare Donnarumma, così come non può fare niente neppure sul 2-0 che porta la firma di Ronaldo. Ma poi il diavolo decide di salire in cattedra. Così, grazie ad un rigore di Ibrahimovic, accorcia le distanze prima del pareggio di Kessié. Il gol del sorpasso arriva con Leao e mentre la Juve cerca di riportare la situazione nuovamente in parità, Alessandro commette un erroraccio. Appena entrato in campo, praticamente, il brasiliano sbaglia completamente le misure e mette in mezzo all'area di rigore bianconera una palla che viene raccolta da Bonaventura, il quale serve Rebic, che mette in porta il quarto gol dei rossoneri. Il croato non sbaglia, così come non lo fa Donnarumma praticamente mai nel corso della gara, soprattutto quando compie una parata surreale su Rugani, salvando il vantaggio del Milan. Sul punteggio di 3-2, infatti, Gigio è artefice di un miracolo sportivo, un grande stacco del difensore avversario che colpisce di testa a botta sicura nel cuore dell'area di rigore. Il tempo di reazione del portierone del Milan, dal momento del tiro di Rugani al salvataggio, è di soli 0,54 secondi. Bravo Gigio e davvero tanti complimenti a questo Milan capace di fermare Juve, Lazio e Roma. E arriviamo ora alle gare del mercoledì e uno spazio importante lo merita Torino-Brescia. La partita finisce con il risultato di 3-1, ma a passare in vantaggio sono gli ospiti. Ci pensa Torregrossa, che è freddissimo nel capitalizzare un rimpallo di Meite e trafiggere Sirigu. Il rimpallo è stato fortunoso di sedere. Sì,
Proprio così, nel vero senso del termine, in quanto un passaggio di Bjarnason è stato proprio deviato involontariamente dal fondo schiena del giocatore del Toro. Il suo lato B diventa autore di un assist d'oro per Torregrossa che si invola verso la porta mettendo in rete il pallone dell'1-0. Lo fa attraverso uno scavetto. Dite, finita qui? No, no, assolutamente. Qui finisce solo il primo tempo. Poi, invece, nella ripresa, il Torino dimostra che nelle sabbie mobili della zona retrocessione non ci vuole proprio entrare. Così inizia una sinfonia tutta italiana firmata Verdi, Belotti, Zaza. Il primo controlla e tira al volo in area una deviazione di Mateju che inganna Joronen. Tenta la prodezza, ma non ci riesce il portiere. È 1-1 e il gol galvanizza il Torino e lo stesso Verdi tenta poi il raddoppio. Il suo tiro viene nuovamente deviato, così da far arrivare però sul pallone Belotti che si avventa di testa trovando la rete che ribalta la situazione. Mentre il Brescia tenta più volte di ripartire, di ripristinare la parità con un forcing asfissiante nel finale, però alla fine è ancora il Torino ad andare a rete. Lo fa Zaza che chiude i conti con il gol del definitivo 3-1. Joronen respinge il tentativo di Meite da fuori area, ma si arrende alla ribattuta dell'attaccante che di destro così ribadisce in rete. Altro appuntamento e altro successo, è il nono consecutivo per l'Atalanta. I ragazzi terribili di Gasperini sono davvero inarrestabili, vincono ancora e lo fanno rifilando due gol alla Sampdoria. Ecco, faticano un po' più del solito i nerazzurri che trovano la via del gol solo nella ripresa al 75esimo con Toloi e 10 minuti più tardi con Muriel. Ecco, qui ci dobbiamo soffermare un attimo, perché si tratta di una perla del colombiano. L'ennesimo gol da fuori area ed è straordinario. Muriel riprende dal limite una respinta da calcio d'angolo della difesa blucerchiata e piazza col destro nell'angolino il gol dell'ex. Un missile sul quale Audero non riesce proprio ad intervenire. La dea esulta, Luis no, dato il suo passato nella città della lanterna. Nel derby tutto emiliano tra Bologna e Sassuolo c'è da registrare la sconfitta di coloro che invece domenica scorsa sono stati super protagonisti nella vittoria in rimonta contro l'Inter. Sì, cadono i ragazzi di Mihajlovic e lo fanno per mano di quelli di De Zerbi. Il Sassuolo vince con un gol per tempo perché nella prima frazione di gioco è Berardi ad andare a segno, nella ripresa invece ci pensa Araslin. La rete del 2-1 arriva un po' troppo tardi, per la precisione al 91esimo, ma va comunque sottolineato che colui che la firma è Barro, sì, proprio lui, ancora lui. Palla dalla destra che arriva al gambiano che di piatto destro batte Consigli per la sua quarta rete consecutiva dopo i gol realizzati contro Sampdoria, Cagliari e Inter. E così se Barro sta dimostrando di essere sulla buona strada per diventare un cecchino spietato, non si può dire lo stesso di Vilar. La Roma ha vinto sì in rimonta 2-1 contro il Parma, ma il risultato avrebbe potuto essere molto più largo se solo il giovane centrocampista spagnolo non avesse sbagliato clamorosamente due grandissime occasioni per siglare la sua prima rete con la maglia giallorossa. Appuntamento per lui con il gol ovviamente rinviato, ma non ha rinviato invece l'appuntamento con le scuse. Il calciatore classe 98 infatti ha fatto mea culpa attraverso i social dicendo: non posso sbagliare gol così, a lavorare. Tutto questo ovviamente a dimostrazione della gran voglia di migliorarsi. E questo è già un buonissimo punto di partenza. È giunto invece alla fine del suo viaggio sulla terra un'eccellenza e un orgoglio italiano. Il grandissimo musicista, compositore, direttore d'orchestra, arrangiatore e vincitore di premi Oscar, Ennio Morricone. Si è spento il 6 luglio, aveva 91 anni
E proprio la Roma, squadra di cui era tifoso, è scesa in campo con una maglia speciale, con la riproduzione del compositore e la scritta Grazie Maestro sulla manica. Inoltre, non solo all'Olimpico, ma in tutti gli stadi italiani, prima delle partite, è stato intonato il famosissimo Deborah's Theme, tratto da C'era una volta in America di Sergio Leone. E anche noi ci salutiamo così, proprio uniti, stretti, nel ricordo di un uomo straordinario che ha tenuto alto il nome dell'Italia nel mondo e come ha fatto la Roma, ma non solo. Ti diciamo grazie, maestro.